Il tema della sicurezza è un tema assolutamente primario, perché dobbiamo investire in sicurezza, noi in via di fuga, voi in comunicazione, in impegno, le istituzioni in formazione delle nuove generazioni, in attenzione ai temi imprescindibili, perché ancora oggi troppe vittime devono pagare le nostre strade. Non hai nemmeno avuto il tempo di salutare. Il pensiero è fisso e continuo a quello che è successo, e tu pensi, e a me è capitato che pensavo, ero in macchina, mi fermavo e prendevo nota. Metto tutto insieme, faccio un libro, e lì non era il percorso corretto, per mille motivi, prima di tutto perché ero il padre, perché avevo la visione di un padre, che è una visione distorta, non distorta quanto poteva essere anche una visione di un esterno. La visione corretta di quando succede qualsiasi tipo di cosa, buona o cattiva che sia, è quella della persona che la vive o che la subisce, quindi Tommaso. Noi vogliamo cambiare il modo di interpretare il ciclista mentre pedala su strada. Negli ultimi 10 anni, negli incidenti stradali in macchina, siamo passati da 7.000 a 3.600, quasi praticamente sono diminuiti i morti della metà. In bicicletta invece sono cresciuti. Amici che ci credevano in te. Abbiamo due cose da fare. La prima, come fanno nelle scuole, insegnare ai bambini a come usare la bicicletta, a mettere il casco, rispettare le regole. Però se noi insegniamo ai bambini a rispettare le regole, dobbiamo essere i primi a rispettarle. Però altrettanto importante è fare delle fasce stradali. Questi si possono fare perché basta ridurre leggermente la sede stradale, mettere un limite di velocità più basso e creare questa fascia, una riga bianca. Non serve di un metro, basta anche 50 centimetri, dove la bicicletta si sente un po' più sicura. Ora noi apriamo le nostre anime. Dobbiamo trovare pene molto più severe e cercare di fare in modo che uno, quando mi vede, gli entri subito in mente come quando vediamo la macchinetta che ci segna la velocità e freniamo. Quando vedi un ciclista devi frenare. Perché ti ho chiamato, Paolo? Allora, avevi tutte le capacità per poter scrivere un bellissimo libro, la sensibilità per entrare dentro il personaggio come eri entrato dentro Bartoli, trovare qualcosa di differente da quello che si aspetta la gente. E io ti davo, no io, Tommaso ti dava l'opportunità a te di far vedere che oltre l'ultima fotografia c'era Paolo Alberati, e chiedeva a te di far vedere che oltre l'ultima fotografia di Tommaso c'era lui. Io ho scritto questo libro con Tommaso. Io, per esempio, le illustrazioni di questo libro non l'ho mica fatte io, le ha fatte Tommaso. Dentro questo libro i disegni fatti a matita sono i disegni che faceva Tommaso. Perché Tommaso era un artista. Tommaso sapeva disegnare benissimo, faceva i fumetti, scriveva le storie. Vicchio resta comunque un luogo di grandi riflessioni e grandi artisti. A due passi da casa mia, nel cuore del Rinascimento toscano, sono nati Giotto e il Beato Angelico. La verba artistica che tutti mi riconoscono doveva pure avere degli illustri antenati, ma li capisco. In un posto così, tempo per dedicarsi alla pittura indisturbati ce n'era e ce n'è in abbondanza. Non è un libro retorico, non vuole dire cos'è il bene e il male, non vuole insegnare nulla, racconta una storia vera raccontata da un bambino. Il mondo, quando lo vedi da bambino, ti sembra perfetto, dorato, creato per soddisfare tutti i tuoi desideri, ma poi cresci, vedi papà e mamma arrabbiarsi, a volte prendersi anche a male parole, e capisci che forse non è tutto perfetto. Poi cresci un altro poco e cominci a comprendere le parole dei telegiornali, rapimenti, uccisioni, bambini soldato.
Bambini obbligati a lavorare a 12 ore al giorno per costruire palloni con cui noi giochiamo. E allora cominci anche ad avere paura, a temere che qualcuno possa farti del male. E puoi proteggerti in due sole maniere, o scappando o costruendoti una corazza indistruttibile. Ray Drake è il mio supereroe e la mia corazza. Il Tommaso invincibile dietro il quale nascondo le mie paure, il paladino delle cose giuste che non si tira mai indietro, il mio alter ego, la mia creatura e protettore allo stesso tempo. Mi chiedo il perché il destino abbia preso te. Le finalità di questo libro sono molteplici, quindi svegliare, emozionare, farsi leggere come un romanzo. E Tommaso racconta così il suo essere ciclista. Una cosa è sfidare se stessi, una cosa è sfidare altri ragazzi come te. Papà ha ragione, devo credere di più in me stesso. Leone quando esco in allenamento, fifone quando mi butto in gara. La paura di farmi staccare mi porta a correre sempre sulla difensiva, la paura di cascare mi porta a starmene sempre in fondo al gruppo, a debita distanza da quelli che mi precedono e, inesorabilmente, a subire gli svantaggi di essere fuori scia. Credo di essere una frana in gara e più volte papà, senza arrabbiarsi, ma deciso, mi ha incoraggiato a essere più sicuro di me, più concentrato, insomma, più corridore. Ho iniziato a pedalare seriamente 2 anni fa, quindi per me fare il giro del mondo era qualcosa che andava al di là di tutto. Era un sogno che maturavo fin da quando sono piccola perché ho sempre viaggiato, ho sempre fatto tantissimo sport, ma a livello amatoriale, e quindi fare una cosa del genere era veramente metterci tanta passione, impegno, dedizione e amore per quello che volevo fare. Ho avuto un grosso incidente a metà del percorso perché una macchina mi ha investito e dopo 4 mesi di stop la mia ripartenza, la mia seconda parte del viaggio, perché ero a metà del viaggio, l'ho affrontato in un modo completamente diverso perché non avevo più alcun interesse in un record. Ho imparato a capire i veri valori della vita, che sono l'amore per la salute, l'amore per quello che si ha. E quindi ho imparato ad apprezzare tante altre cose che sono molto più importanti del record, dei chilometri, delle medie e di tutto quello che tante volte si parla troppo spesso e ci si pensa solo a quello. Ho potuto finire un grande sogno e l'ho finito con una consapevolezza diversa. Un libro che viene dato in donazione per i bambini che vengono curati all'ospedale di Padova per le malattie oncologiche tramite la Fondress for Children, per i bambini del Meyer di Firenze e per una bambina di 23 anni che è qui davanti a me e che sta lottando con tutte le sue forze per aiutare la ricerca sui danni al midollo spinale. Io sono, diciamo, la testimonianza vivente di quanto un incidente si ti può portare via. L'incidente mi ha paralizzato dalla vita in giù e quindi ha infranto il mio sogno ciclistico. Però questo non mi ha tolto la voglia di andare avanti, perché voglio tornare a pedalare e a camminare. E credo che questo si potrà fare solamente con l'aiuto della ricerca. Io ci metto la penna. Tommaso ci ha messo le parole e i fatti tragici che riportano ognuno di noi alla responsabilità di adulto nei confronti della vita, di quella dei bambini di cui siamo i tutori, i depositari, i protettori. Tommaso mi ha insegnato tante cose, mi ha fatto riflettere e piangere nello scrivere. Io ringrazio la vita, la ringrazio per avermi fatto inseguire un sogno di bambino e raggiungerlo da ragazzo, il sogno che vivo ogni giorno da padre e da uomo realizzato. Anche Tommy avrebbe voluto farlo. Ma nel grido sordo che emerge da queste pagine vi racconto perché noi, il mondo dei grandi, noi gliel'abbiamo permesso. Con la tua bicicletta correvi forse verso il paradiso, ma... Chi lo può leggere questo libro? Io ho un'idea semplicissima. Più un bambino che un grande. Perché? Perché un bambino è più semplice e riesce a vivere le emozioni in maniera pura, mentre noi abbiamo costruito su questa maniera pura un castello di sé, di ma. Non dobbiamo avere paura di morire, dobbiamo aver paura di non aver mai cominciato a vivere.
saltate subito dentro la vostra vita. Tommaso ci è saltato dentro questa vita. Un grande farà più fatica, secondo me, a leggere questo libro. Però se lo leggerà, resterà veramente emozionato. Tommaso è con noi. Tommaso è con noi. Se ci crediamo, no? Poi c'è chi non ci crede, ma io ci credo. E come?